Trezzo sull'Adda. Oggi seguiremo la fanfara dei carabinieri insieme alle uniformi storiche per l'inaugurazione della nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri qua a Trezzo sull'Adda. E finalmente dopo questa bellissima giornata, qua col presidente Pasquale Caparetti. Grazie, grazie della partecipazione, dell'attenzione. Oggi è una giornata stupenda. Oltre a inaugurare l'ampliamento della sezione, grazie al Comune di Trezzo sull'Adda, a Sindaco Silvana Centurelli qui presente, cogliamo l'occasione per ricordare che oggi festeggeremo anche il 15° anno di fondazione. L'Associazione Nazionale dei Carabinieri ha un nucleo mattensano nato circa un anno fa, il 22 marzo 2022, dopo 14 anni di semplice volontariato. Abbiamo creato all'interno dell'Associazione Nazionale Carabinieri, con dirigenza a Roma, un nucleo mattesana che è a disposizione della pubblica amministrazione. Al 90% operiamo sul territorio di Trezzo sull'Adda. In occasione straordinaria interveniamo anche in altri comuni come Grezzago, abbiamo qua il sindaco di Grezzago che ci chiede un aiuto appunto per la tutela del territorio, e facciamo dei servizi ordinari di pattugliamento alla sicurezza per segnalare eventuali anomalie del territorio. Grazie. Sindaco, intanto vedo tanti ringraziamenti perché lei ci ha messo proprio il cuore e l'anima, no? Affinché partisse questa, diciamo, nuova sede, una sede che ovviamente sarà poi utile anche alla popolazione qui di Trezzo, perché il supporto che danno anche a voi e comunque alla Polizia e ai Carabinieri penso che sia molto importante, vero? Sì. Importantissima, è stata una conquista, come ho detto prima nel mio discorso, è stato un sogno realizzare questa sede. Una prima sede abbiamo avuto un po' di problemi, però come dicevo abbiamo creduto, e tanta buona volontà, non solo io ma anche il presidente Capretti insieme ha portato avanti questa idea, questa ristrutturazione, questo ampliamento, e di questo ne sono fiera, orgogliosa, ma soprattutto dico che l'Amministrazione Nazionale Carabinieri si è strameritata questa sede, un punto di riferimento sul territorio per i nostri cittadini, un aiuto importante alla polizia locale, e quindi meritava questa sede.